C'è poco da fare. Più un luogo è difficilmente raggiungibile o più un animale è misteriosamente incomprensibile e più l'essere umano lo considera come una sfida. Ma, caro essere umano, ti svelo io un segreto. Hai dei limiti e non tutte le sfide sono superabili. Perciò bentrovati su WatchMojo Plus Italia, dove oggi parleremo dei top 10 segreti che si celano negli oceani. Quindi esamineremo insieme alcuni dei fenomeni, delle creature e dei luoghi più misteriosi del mare, perché sì, gli oceani coprono oltre il 70% della superficie terrestre e c'è ancora molto che non sappiamo. Senza ulteriori indugi, tuffiamoci dentro e partiamo con la numero 10, pesce remo gigante. Il regaleco, o pesce remo, è qualcosa che sembra uscito da un incubo. È il pesce osseo più lungo al mondo e può raggiungere i 17 metri di lunghezza. This is incredible. Absolutely incredible. I think more people have seen the Earth from space than have seen one of these this close. Il suo corpo snello e appiattito, oltre alla sua lunghezza, gli conferisce la forma simile a un serpente ed ecco perché si pensa che potrebbe essere proprio lui il responsabile dei molti racconti di mitici serpenti marini. Orfish are one of these strange exotic fish that really catch people's attention, so when they do appear, they lead to speculation. Like a sea serpent myth. Come se non fosse già abbastanza particolare, ha una grande pinna dorsale rossa o rosa che copre praticamente tutto il dorso. E prima ho detto che potrebbe essere uscito da un incubo, visto l'aspetto mostruoso, ma il suo carattere è tutt'altro che da mostro. Infatti è un timidone che trascorre la maggior parte della sua vita negli abissi ed è per questo che su di esso ci sono ancora molte cose che non sappiamo. Alla numero 9, il fenomeno del mare lattiginoso. Di questo ve ne avevo già parlato in un'altra top che vi era piaciuta parecchio, tra l'altro. Come sempre vi metto il link in alto a destra. Se sei in mare aperto e ti ritrovi improvvisamente circondato da acque splendenti che sembrano un manto di neve, tranquillo, potrebbe non essere per una volta l'effetto della sbronza. I marinai hanno segnalato questo strano effetto di mare lattiginoso per centinaia di anni, ma solo negli ultimi decenni abbiamo avuto le prove per poterlo in parte spiegare. Infatti, gli scienziati ritengono che il bagliore sia creato da un tipo di batteri bioluminescenti che da soli emanano una luce molto debole, ma uniti in grandi colonie producono una luce tale da essere visibile dai satelliti in orbita sopra la Terra. Ma qual è la ragione per cui si uniscono in milioni sulla superficie dell'acqua? Alla numero 8, la bestia di Stronzey. Vi avviso che non sto insultando nessuno. Si chiama proprio così questa strana creatura il cui corpo, in via di decomposizione, era stato trovato nel 1808 sull'isola di Stronzey, nelle Orcadi scozzesi. La gente del posto che la vide la descrisse con busto largo, collo lungo, tre paia di zampe e una criniera ispida, e che era lunga la bellezza di 16,76 metri. This must have been an extraordinary sight. Imagine, this is what they would have seen. Must have been absolutely terrifying, disturbing. La strana bestia solleticò la curiosità del naturalista di Edimburgo John Barclay e dell'anatomista londinese Everard Home. Entrambi analizzarono resti della creatura, ma le loro conclusioni furono molto diverse. Barclay, dando completa fiducia alla testimonianza dell'agente del posto, dichiarò che si trattava della prima evidenza scientifica dell'esistenza del grande serpente marino, mentre Home, indebolendo le testimonianze, dichiarò che, in base alla sua interpretazione delle prove, si trattava di uno squalo elefante. E non è finita! Altri hanno buttato lì l'ipotesi che assomigliasse a un plesiosauro, un rettile acquatico del Mesozoico. Ma i plesiosauri si estinsero milioni di anni fa, quindi che cos'era questa bestia? Un mistero. Ecco cosa. Alla numero 7, squalo cannibale gigante. Nel 2003 gli scienziati hanno posizionato su un grande squalo bianco di 2,70 m un sensore di ricerca. Mesi dopo, questo dispositivo è stato ritrovato a riva e dello squalo nessuna traccia. Quando i ricercatori hanno controllato i dati registrati, hanno visto qualcosa di strano. Lo squalo a un certo punto era improvvisamente sceso a una profondità di 580 metri e la temperatura
temperatura intorno al sensore era aumentata da 8 a 26 gradi Celsius. Within seconds, the Shark Tag recorded a dramatic temperature shift from 46 to 78 degrees Fahrenheit. A temperature that could only be achieved inside the belly of another living animal. Questi dati suggerivano che lo squalo era stato divorato da qualche animale. Ma che bestione è uno che caccia un grande squalo bianco di quasi 3 metri? Forse un altro squalo ancora più grande? Visto che il cannibalismo è abbastanza comune tra gli squali? Alla numero 6, zona adale o adopelagica. Prende il nome da Ade, il dio greco degli inferi, che è la perfetta analogia per questo misterioso mondo oscuro in profondità. Oh, you know what slipped my mind? You'll be dead before you can get to her. That's not a problem, is it? La zona adale, nota anche come zona adopelagica, è quel dominio che comprende le fosse oceaniche, depressioni lunghe, strette, che partono dal fondo dell'oceano e scendono ancora di 6-11 km. Questa zona è caratterizzata dalla completa mancanza di luce, da bassa temperatura ed elevatissima pressione idrostatica. Insomma, con queste caratteristiche estreme, non ci si sorprende che sia la zona oceanica meno esplorata. Alla numero 5, la medusa immortale. La Turritopsis dorni, comunemente conosciuta come medusa immortale, è davvero all'altezza del suo nome. Quando questa creatura si trova in una condizione ambientale sfavorevole, infatti ha la capacità di invertire il suo ciclo vitale tornando allo stadio precedente, cioè quello di un polipo. In sostanza, queste minuscole meduse, lunghe solo pochi millimetri, sono in qualche modo in grado di ringiovanire, e questo le rende essenzialmente immortali, sebbene non invincibili. Ovviamente, questi animali sono di grande interesse per gli scienziati, che sperano un giorno di sfruttare la loro incredibile capacità e usarla per curare malattie associate all'invecchiamento umano. Alla numero 4, la zona abissale o abisso pelagica. Piccolo inciso, pelagico è un termine che deriva dal greco pelagos e significa del mare aperto. Detto ciò, la zona abisso pelagica è la profondità oceanica che va dai 4.000 ai 6.000 metri sotto il livello del mare e dove vivono in perpetua oscurità le comunità pelagiche più vicine al fondo degli oceani. Some flash, some sparkle, others simply glow, but most we're only beginning to discover. La stragrande maggioranza di quest'area rimane inesplorata, anche se gli scienziati conoscono già alcune specie e alcune abitudini dei suoi abitanti che hanno saputo adattarsi a questo ambiente così estremo. Per esempio, non essendoci molto da mangiare, i pesci che vivono sul fondo del mare sono progettati per ridurre al minimo la quantità di energia che utilizzano. Deep ocean has been ignored primarily because it's so difficult to explore. Chissà quanto tempo dovrà ancora passare prima di essere in grado di studiare queste profondità in profondità. Alla numero 3, il globo viola. Quando nel 2016 gli scienziati della nave da ricerca Nautilus hanno visto questo strano coso sul fondo dell'oceano al largo della California, sono rimasti alquanto perplessi. Qualcuno di loro, scherzando, ha chiamato questo coso, che sembrava l'uovo di una delle creature di Hagrid, con un nome che effettivamente ci sarebbe stato bene anche nella saga di Harry Potter, il Globus Purplus. Una volta recuperato, poi gli scienziati hanno iniziato ad analizzarlo e ad avanzare l'ipotesi che sia un pleurobranco, cioè una morbida lumaca di mare che si presenta in un'ampia varietà di forme e colori. Quindi potrebbe davvero essere una nuova specie di lumaca di mare? Alla numero 2, il calamaro gigante. Non poteva mancare. Per molti anni si è pensato che questo bestione fosse nato dalla fantasia di marinai ubriachi, ma nel 2004 arrivò la prima immagine raccolta da ricercatori giapponesi. Then, on the 87th photo, making its film debut. The elusive giant. Anche se da allora abbiamo messo insieme un po' più di filmati, quello che sappiamo di queste strane creature rimane incompleto. Del suo comportamento, infatti, si sa poco o nulla. Non sappiamo nemmeno quanto grandi possano effettivamente diventare. Quasi tutto ciò che si sa sui calamari giganti proviene da esemplari arrivati morti sulle spiagge.
Allora, la loro struttura fisica non è molto diversa dal calamaro che conosciamo tutti. Infatti è composta dal torso, detto mantello, 8 lunghe braccia e 2 tentacoli di alimentazione, ancora più lunghi delle braccia. Tentacoli e braccia costituiscono la maggior parte della lunghezza dell'animale e sono dotati di potenti ventose dentellate. Alla base di queste 10 appendici, e nascosto da esse, si trova il becco. Al contrario del becco, gli occhi sono ben evidenti, con i loro 30 cm di diametro. Prima di esplorare il nostro segreto oceanico più celato, questa volta vi piazzo alcune menzioni onorevoli. Il monumento Yonaguni. Queste strane strutture vicine al Giappone sono artificiali o sono formazioni naturali? Il maledetto naufragio del Golfo del Messico. Ogni tentativo di indagare su questo misterioso naufragio è andato storto. We think Marsh probably was the biggest warship of its time when it was built. L'isola fantasma di Bermeja. Quest'isola è su diverse mappe del XVI secolo, ma non si vede da nessuna parte. La registrazione di Giulia. Questa è la registrazione del suono di un mostro marino o di un iceberg? Non sarà un mistero oceanico, ma rimane comunque un mistero. Ma perché non avete ancora cliccato sta benedetta campanella e non vi siete tutti quanti iscritti in massa a WatchMojo Plus Italia? Qualcuno mi vuole rispondere? E alla numero 1, la Fossa delle Marianne. La massima profondità conosciuta sulla Terra, la Fossa delle Marianne scende a più di 10.900 metri sotto il livello del mare e ha un'estensione di circa 2.500 chilometri. Potremmo farci cadere dentro l'Everest e non essere nemmeno in grado di vederne nella cima dalla superficie. If we take the height of Mount Everest, we would still have about a mile of water above us before we get to the ocean's surface. È uno dei luoghi più difficilmente raggiungibili del pianeta e sono pochissimi quelli che sono potuti scendere laggiù, dove la pressione è più di 1000 volte superiore della pressione atmosferica a livello del mare. Life support good. Depth 109.28 meters. At bottom. Eppure, malgrado queste condizioni estreme, esistono forme di vita. Questo nelle immagini è un grande anfipode super gigante che si avvicina all'esca e comincia a mangiare. Siamo a 6.141 metri di profondità, cioè è incredibile, e chissà quali altre creature incredibili popolano questo luogo misterioso. Allora, che cosa ne pensate di questa lista? Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo... Non lo so, però ci vediamo.